guida francescana, scritta a De Frati, riferimento essenziale per la custodia di Terra Santa, ma soprattutto una guida nella quale si ritrova la dedizione e l'amore di Francesco d'Assisi per i luoghi di Gesù. Presentata nelle scorse settimane a Roma, la pubblicazione di 800 pagine, 32 delle quali a colori con mappe ed itinerari, racconta anche la storia, la religione, l'arte e l'archeologia della Terra Santa. Si trovano informazioni utili, dettagli inediti, ma soprattutto più di 180 brani della Bibbia che rendono il volume una sorta di percorso nella storia della salvezza. Fra Gregor Geiger, uno dei curatori insieme a Fra Erich Fürst, che per primo l'aveva pubblicata nel 2001, è stato per molto tempo una guida per i pellegrini. Per lui, leggere un brano della Bibbia in un particolare luogo ha tutto un sapore diverso. Si legge diversamente, uno ha davanti agli occhi un'immagine diversa, si può immaginare meglio come era la scena, si può proprio immaginare come Gesù predicava, come Gesù con gli apostoli camminava, proprio la terra di Gesù, la zona dove abitava, dove svolgeva il suo mandato Gesù. Tanti i luoghi nascosti che andrebbero riscoperti, ma sia fra Gregor Geiger che Monsignor Pier Battista Pizzaballa, già custode di Terra Santa, ne hanno uno in comune. È il deserto di Giuda, cioè la zona tra, diciamo, Gerusalemme e il Mar Morto. Innanzitutto è una bellezza di paesaggio, ma è anche ricco di storia. Ci sono resti di qualche luogo marginale, ma luogo comunque biblico, e soprattutto ci sono resti di tanti monasteri cristiani. Alcuni, pochi di questi sono ancora in funzione, altri sono delle rovine sparse in parti del deserto, anche difficilmente da trovare, da accedere. E questa è una raccomandazione mia, perché è una cosa che... una zona che mi piace molto, che ci sto volentieri. La Terra Santa è un luogo pieno di tesori nascosti. I pellegrini, giustamente, avendo pochi giorni, vanno nei luoghi più importanti, e questo fa sì che molto spesso i luoghi meno importanti dal punto di vista forse di visibilità siano visitati, ma sono comunque importanti per conoscere il contesto di Gesù. Penso ad esempio alcuni villaggi nel deserto, il deserto stesso, che hanno dei panorami molto belli, ma anche ci aiutano a comprendere molto meglio il contesto di vita di Gesù. Monsignor Pizzaballa, da quasi un anno alla guida del Patriarcato Latino di Gerusalemme, sottolinea il cambiamento negli ultimi anni del turismo religioso, che resiste al di là delle tensioni che percorrono il Medio Oriente. Non più soltanto fedeli provenienti dall'Occidente, con l'Europa in evidente diminuzione, ma è l'Asia a scoprirsi amante dei luoghi di Gesù. I pellegrini che vengono sono quasi tutti cristiani, quindi sono cristiani dell'India, cristiani della Cina, cristiani dell'Indonesia, che è il paese musulmano più grande del mondo. Ecco, le condizioni economiche sono cambiate, le agevolazioni anche di passaporti, di visti sono aumentate. Insomma, il pellegrinaggio in Terra Santa, che era quasi esclusiva del mondo occidentale, oggi è aperto a tutti e fa sì che questi paesi emergenti dal punto di vista della fede cristiana stiano diventando numericamente molto significativi.